WhatsApp è il demonio, è il diavolo più assoluto per quanto riguarda i video. Buongiorno amici del canale, nuova puntata croccante, luce come sempre meravigliosa, 9:37 del mattino, nuova puntata di Frame o Framè. Quest'oggi mi piacerebbe parlare con voi di un argomento che sicuramente è super attuale. Parliamoci chiaro, il mondo video è sempre super attuale, però questo argomento è un argomento che secondo me può interessarvi in maniera particolare, perché tutti almeno una volta nella vita ci siamo trovati a dover affrontare lo spinoso argomento dell'invio dei video tramite social. Sia che voi siate nella posizione di clienti o persone che hanno bisogno di realizzare un video, sia che voi siate videomaker o persone creative che quindi realizzano montaggi video, arriva sempre quel momento della nostra vita professionale in cui abbiamo necessità, oltre magari alle nostre riprese fatte con le nostre videocamere, fotocamere, smartphone, 4K, quello che volete, abbiamo necessità magari di avere dei contenuti che ci mandano altre persone per inserirle all'interno dei video. Pratica che io tendo ad evitare il più possibile, ma mi rendo conto che a volte è inevitabile proprio per quei discorsi di risorse di tempo e di soldi. Il fatto che una persona si autoregistri magari un video, faccia da sé e poi te lo invii, permette al videomaker in sé di non prendere la macchina e andare a partire, ma magari per il tipo di economia del racconto quel tipo di inserimento può funzionare. E quindi ci siamo trovati nelle condizioni di dover inserire a forza un video che ci mandano da fuori. Pratica molto molto comune. Quali sono allora le strategie migliori per far sì che io, videomaker che realizza il video, o tu, cliente finale che sta inviando il video al videomaker affinché lui te lo mondi, quali sono le strategie per non perdere di qualità, per far sì che, dato che la mia, la tua, la nostra telecamera ormai girano tutte in Full HD, io posso utilizzare questo video in Full HD, quindi in formato 1920x1080 o in formato HD 1280x720 o in formato 4K se uno vuole. Qual è la strategia migliore per evitare di spedire poi un video che non venga tutto maciullato da questo viaggio attraverso i bit della rete per poi giungere alla destinazione? Allora, prima cosa da non fare mai, quindi prendete carta e penna, salvatevi questo video, fate cosa volete, inviatelo a un amico che fa sempre così. Prima cosa da non fare mai è inviare il suddetto video tramite WhatsApp. WhatsApp è il demonio, è il diavolo più assoluto per quanto riguarda i video, perché se voi prendete WhatsApp e inviate il video tramite la funzione condividi foto e video e inviate il video che avete sulla vostra bellissima libreria del telefono, WhatsApp vi prende questo video bello realizzato in Full HD, HD, 4K, quello che volete, ve lo comprime in un formato che è tipo 840 per non sa il cazzo cosa, e lo rende chiaramente frizzantino, iperleggero per essere inviato, quindi magari un file di 700 mega, 800 mega, WhatsApp ve lo comprime in 40, 30, 20 mega, ve lo chiude a forza in questo pacchettino e lo spedisce. La persona dall'altra parte lo riceve, lo apre e si rende magicamente conto che il video che magari era stato girato in HD è un francobollino di merda con una risoluzione di 840x al cazzo cosa, e quindi uno sta montando la sua timeline con tutti i video magari in Full HD ottima risoluzione e poi si trova questo francobollo da dover allargare per renderlo tutto schermo che fa cagarissimo. Quindi non utilizzate WhatsApp. Seconda cosa, se volete utilizzare WhatsApp utilizzatelo, ma utilizzate la funzione di allega documento. Non allegate, non inviatelo come foto video, ma come documento. In questo modo andate a prendere il solito video della vostra galleria di foto e inviate il file, che non lo vedrete in anteprima perché WhatsApp invia questo
appunto, lo invia come fosse un documento, non facendogli perdere qualità. Questo vuol dire che lo invia chiaramente in formato originale, quindi il peso sarà maggiore, il tempo di trasmissione sarà maggiore, ma almeno non avrete perdite di qualità. Stesso discorso vale se voi siete dei tramiti, quindi se siete voi che parlate direttamente col videomaker a cui vi rivolgete, ma magari dovete inviargli video che vi arrivano da altri, stesso discorso, il ragionamento è lo stesso. Se io ricevo da te un video che a tua volta hai ricevuto tramite WhatsApp, tu hai voglia poi inviarmelo in con modalità documento e quant'altro, lo riceverò sminchiato. Quindi alla base il video registrato originale non deve perdere qualità da quando parte a quando arriva, anche che passaggi intermedi. Quindi, ricapitolando, WhatsApp lo vuoi utilizzare? Utilizza la modalità invia documento. Altrimenti non utilizzate WhatsApp, vi prego, vi scongiuro, non utilizzate WhatsApp. Seconda modalità, io le dico le più comuni, poi se ne avete altre da suggerire, creiamo l'area commenti sotto questo video e vediamo tutte le varie ipotesi. Seconda modalità, chiaramente se siete nei pressi del cliente, quindi siete vicini a lui fisicamente, utilizzate Bluetooth, quindi invio tramite Bluetooth, il video passerà da un telefono all'altro senza colpo ferire. Telegram funziona molto bene nell'invio dei file in alta qualità, anche nella modalità invia foto e video. Dovete abilitare però in Telegram l'opzione dell'inviare i file in HD o comunque in alta qualità, altrimenti anche Telegram di default, per farvi risparmiare tempo e dati, comprimerà. Quindi Telegram sì, se abilitate la funzione. WeTransfer. A volte sento persone che cadono dal pero. Cos'è WeTransfer? Non conosco WeTransfer. WeTransfer.com, un sito semplicissimo. Basta andare su questo sito. Ci sono tre campi da compilare. Uno, il campo in cui bisogna caricare il video. Si può fare da mobile e da computer, quindi da cellulare o da PC. C'è la parte in cui caricare il file, quindi caricate manualmente il vostro file, indicate il vostro indirizzo mail, indicate l'indirizzo mail del destinatario, se volete scriverci un testo lo scrivete, fate invia, se non siete registrati perché non volete registrarvi vi arriverà un codice di verifica sulla vostra mail, se siete registrati non vi arriverà assolutamente niente, anzi vi terrà anche conto dello storico degli invii che avete fatto. E in questo modo inviate il file fino a 2 giga, inviate il file pulito e semplice. Un ulteriore modo, Google Drive. Tutti noi, io scommetto il 90% delle persone che stanno guardando questo video hanno una casella di posta Gmail, quindi hanno un account Google, quindi hanno di default 15 giga a disposizione su Google Drive. Questo cosa vuol dire? Che avete uno spazio virtuale di 15 giga, che non è tantissimo ma non è nemmeno pochissimo, soprattutto se non avete grosse necessità, in cui caricare all'interno quello che volete. Basta avere l'applicazione di Google Drive di default se siete Android, oppure scaricarla se siete iOS, fate l'accesso come col vostro account di Google, avete di default 15 giga comprensibili, ovviamente in questi 15 giga ci sono sia anche le mail che già magari utilizzate, sia magari Google Foto e quant'altro, caricate lì dentro all'interno di Google Drive il vostro video nelle stesse modalità, quindi aggiungi video dalla libreria del vostro telefono, lo caricate all'interno e poi una volta che l'avete bello caricato, visto all'interno della vostra cartella di Google Drive, tra l'altro potete creare delle cartelle, potete crearli così grezzi come volete, una volta che avete fatto tutto questo in maniera molto molto rapida e semplice, potete andare a condividere nelle opzioni del singolo video il link a chi volete, glielo mandate, la persona vede questo link, ci clicca sopra e viene rimandata al vostro video, se lo può guardare senza scaricarlo oppure scaricarlo. Ovviamente questo link deve essere nelle opzioni, bisogna rendere il link visibile a tutti, altrimenti di default lui lo carica con delle restrizioni, ovviamente per una questione di sicurezza, quindi se voi inviate il link a qualcuno con le restrizioni la persona vedrà scritto guarda non puoi guardare il video, devi chiedere l'accesso al proprietario. Chiedi l'accesso, se volete fare così chiedete l'accesso, io che ho caricato il video riceverò una mail che mi si dice guarda quella persona vuole provare a vedere il tuo video, vuoi consentirglielo? Voi fate sì e il gioco è fatto. In questo modo la persona potrà guardare o scaricare direttamente in massima qualità il vostro video senza perdite di, come detto, di qualità.
stessa modalità, molto simile a Dropbox, che funziona nella stessa maniera. Bisogna crearsi un account di Dropbox, ma funziona più o meno come Google Drive. È uno spazio condiviso virtuale nel quale caricare foto, video, documenti che potete utilizzare in qualsiasi circostanza. Questi sono più o meno, insomma, gli strumenti base. Quindi mi raccomando, non fate incazzare i videomaker o non incazzatevi a vostra volta. Utilizzate assolutissimamente gli strumenti che il web vi dà e vi regala talvolta per poter lavorare con la massima qualità, perché poi uno ha piacere di lavorare i video che si vedano bene, 4K e bla bla bla, ma poi alla fine si ritrova a metterci dentro materiale di bassissima qualità perché viene inviato semplicemente male, perché ormai nessun cellulare registra dei francobolli, ormai tutti, anche il cellulare più scrauso registra a modo suo, ma il Full HD. Ed sarebbe un peccato avere comunque del materiale che almeno alla base, poi non guardiamo l'inquadratura, le luci, l'audio, ma almeno alla base ha la risoluzione giusta, vederlo caricato come un francobollo. Questi erano i consigli, fatemi sapere se avete altre soluzioni, così insomma creiamo un po' di dibattito e rendiamo l'area commenti funzionale. E niente, vi auguro buona giornata e come sempre buon viaggio!